quando una comunità, un'intera comunità, decide di decidere, si muove perché il presente nel quale è immersa questa comunità è un presente ormai invivibile, intollerabile. Ecco, allora a quel momento lì bisogna agire, bisogna muoversi, bisogna avere il coraggio di scendere in campo. Sono state presentate oggi le celebrazioni dell'80° anniversario delle quattro giornate di Napoli, che quest'anno vedranno anche la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 27 settembre. L'anno scorso il sindaco istituì un comitato di esperti coordinato dal professor Guido D'Agostino, che ha curato la raccolta di proposte provenienti da diverse realtà del territorio, generando un programma di circa 50 appuntamenti fra eventi, cerimonie, incontri, iniziative editoriali, performance teatrali e musicali, mostre e docufilm che ricorderanno la storica insurrezione popolare con la quale tra il 27 e il 30 settembre 1943 la città di Napoli si liberò dall'occupazione nazifascista. Un moto che le valse la medaglia d'oro al valor militare grazie al coraggio e all'eroismo dei suoi abitanti. Significa l'impegno dell'amministrazione e del sindaco a celebrare un evento straordinario che ha segnato la storia di questa città. Come diceva lei, oltre 50 eventi che andranno ben oltre il 30 settembre, quindi si svilupperanno fino a novembre, in cui sono state coinvolte le municipalità, molti enti, molte istituzioni, tantissime scuole. Quindi abbiamo cercato di far penetrare nuovamente il senso e il significato delle quattro giornate all'interno della città. Significato che è un significato molto importante, perché io ritengo che veramente la rivolta delle quattro giornate possa essere considerato il primo atto di resistenza del popolo napoletano, ma del popolo italiano, quello che poi successivamente sfocerà nella liberazione. Le quattro giornate fanno parte dell'identità nazionale, non solo dell'identità di Napoli. La prima città liberata dal nazifascismo, la prima città liberata dalla popolazione con una grande azione corale. Ricordare questi 80 anni, perciò c'è questo forte impegno dell'amministrazione, è un modo per sottolineare le radici democratiche antifasciste di grande partecipazione che sono nel DNA della nostra città, che è medaglia d'oro proprio al valore, proprio per questo motivo. Sono molto grato al Presidente per questa presenza a Napoli che lui ha voluto fortemente. È un motivo di grande orgoglio per la città e lo ringrazio a nome di tutti i napoletani, perché testimonia non solo la vicinanza del Presidente a Napoli, ma la centralità della nostra città nella difesa dei valori costituzionali e democratici.